Puntualissimi come ogni giovedì sera, partiamo con una nuova puntata di Insieme a Canestro. Quest'oggi la numero 18, giovedì 25 marzo 2021. Una colorosa buona serata a chi ci sta seguendo attraverso il nostro canale digitale terrestre 633, ma anche chi ci sta guardando attraverso il PC, lo smartphone e il tablet in tutto il pianeta per seguire le vicende della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Purtroppo un'altra settimana sfortunata, coincisa con la terza sconfitta consecutiva, una sconfitta comunque meno dolorosa perché giunta al termine di una partita tiratissima contro una corazzata del nostro campionato, la Virtus Segafredo Bologna, una squadra ritagliata per giocare nell'Eurolega. Per parlare di tutte queste vicende legate al pianeta biancorosso, ho il piacere quest'oggi di presentarvi i nostri ospiti presenti qui in studio. Abbiamo Paul Ebois, neo arrivo fresco fresco dagli Stati Uniti, ala della Prosciutto Carpegna. Grazie Paul, forse ancora il fuso orario ti sta sballottando, però hai raccolto il nostro invito. Sì, sono molto contento di essere qui oggi. Grazie. E Sandro Cangiotti, titolare di Biolab. Buongiorno. Grazie Sandro di Buongiorno a aver tutti. raccolto il nostro Eccoci. invito. E più tardi, in collegamento via Skype, avremo coach Giancarlo Sacco, l'ennesima leggenda biancorossa, che abbiamo l'onore di avere ospite via etere. Tra l'altro, Paul Ebois lo conosce bene perché all'inizio dell'anno scorso proprio era il tuo coach. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche. Abbiamo attivato un numero di WhatsApp che mandiamo in sovraimpressione 346 367 3780 per permettere a tifosi ed appassionati di interagire con suggerimenti e commenti. Ed anche oggi rilancio il concorso VL Fan Engagement. Ogni settimana scegliamo i tre commenti o video più belli che abbiamo ricevuto via WhatsApp o attraverso la pagina Facebook e fino alla penultima puntata. Poi la società selezionerà il più bello e il più bello verrà premiato con una maglia autografata da tutti i giocatori nel roster della Carpegna Prosciutti, più riceverà anche una VL card, avendo poi chiaramente un grande risalto mediatico attraverso i social della società e attraverso i social di Rossini TV. Per la puntata scorsa, la numero 18 di giovedì 18 marzo, abbiamo scelto: Salve, sono un vostro affezionato telespettatore, vi ringrazio e vi faccio i complimenti per la bella trasmissione che fate ogni giovedì e soprattutto per ricordarci il grande passato grazie ai nostri eroi di un tempo ed anche per farci conoscere meglio i beniamini di quest'anno. Vi sarei grato se riusciste nell'intento di portarci nelle prossime settimane Dragan Kicianovic. Grazie Massimo. Dragan, ci stiamo provando da diverse settimane. Vediamo un po' se alla fine riusciremo in questa impresa titanica, perché ti assicuro è un'impresa titanica. Poi Filippo che si rivolge scherzosamente a Giovanni Prodi quando Giovanni appunto parlò delle canotte che stanno andando a ruba quest'anno. E dice Filippo Gambelli, tienimi una canotta. E poi un grande applauso alla società e a Rossini TV. Ogni settimana le puntate scorrono in maniera meravigliosa. Grande Zeliko Yerkov, il nostro ospite della scorsa settimana. È sempre un piacere rivedere e risentire chi ha fatto la storia della nostra gloriosa VL. Quindi pronti via, siete tutti invitati a partecipare attivamente per raggiungere questi ambitissimi premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Paul Ebois, bentornato a Pesaro innanzitutto. Un ritorno a casa, come lo hai definito i tifosi, con la prima storia su Instagram. Cos'eri, appena atterrato a Bologna? Sì. Sì, Hai una città che vive per il basket, l'hai voluto sottolineare, no? ho detto che sono tornato, sono molto contento di essere tornato. Ho chiamato casa perché è vero, perché mi sono trovato benissimo l'anno scorso, una buona società e persone che lavorano hanno un cuore grande, quindi sì, l'ho chiamato casa. E Sandro ha fatto subito una promessa, perché appena è sbarcato,
ha messo questo post su Instagram e ha detto: farò del mio meglio per conquistare degli ottimi risultati con la squadra. Quindi subito hai certo. fatto e hai dimostrato come vuoi ottenere veramente delle belle soddisfazioni, insomma. Sì, quello è l'obiettivo, di diciamo, aiutare la squadra più possibile, dare il mio contributo prima possibile, essere pronto ad aiutare Il come team. posso, sì. Paul, su quella serie sono passati quest'anno quasi tutti i giocatori del roster. Mancavi tu, ovviamente, e manca ancora Carlos Delfino, che ci auguriamo possa venire presto. Ringraziamo naturalmente la società che ti ha subito portato nella nostra trasmissione, forse una grande anteprima di cui siamo orgogliosi, noi per poterti presentare nuovamente a tutti i tifosi pesaresi. Per ogni giocatore che viene ospite, presentiamo sempre una breve biografia per farlo conoscere ai tifosi. Paul nasce a Yaoundé, in Camerun, il 15 febbraio del 2000, una data che ti accomuna al grandissimo Galileo Galilei. Lo sapevi che era nato il 15 febbraio? No, No? no. E al presentatore che ti sta parlando. Anch'io sono nato il 15 febbraio, purtroppo 36 anni prima di Paul. Wow. Una data storica, veramente. Esatto. La città in cui cresci però è Douala e inizi a giocare a pallacanestro all'età di 14 anni mentre frequenti il Lycée de Macapè. Ecco, raccontaci un po' come ti è venuto in mente in una nazione in cui il calcio è lo sport nazionale, si vive di pane e pallone, tu metterti a giocare a pallaspicchi. Diciamo che a scuola giocavo a pallone con gli altri e tutto, Eri però troppo alto. ero troppo alto, ma non me ne accorgevo. Tutti dicevano che sono molto alto e tutto, però ho avuto la fortuna di incontrare un amico mio che veniva da un'altra scuola, un'altra città, e lui giocava a basket, era alto come me, e lui che mi ha portato a giocare a basket e diciamo, a frequentare i campi da basket e tutto. E poi ho avuto la fortuna di fare i camp del Luc Mbamute, che ha giocato in NBA. Mi ha selezionato e da lì che è partito tutto, ho incontrato il mio coach, mia gente e tutto. Ecco, ci arriviamo infatti nel 2015 mentre giochi per l'Università di Douala? No, non gioco, No, mi alleno solo ti per. alleni, Sì, ecco. perché ero troppo piccolo per giocare, E infatti non non mi facevo tornava l'università. questa cosa, Sì, giustamente. Viene notato dalla Stella Azzurra di Roma. sì. Una società, te la ricorderai sicuramente Sì. perché è un glorioso passato anche in Serie A quando noi eravamo dei ragazzini, Sandro, a quell'epoca nel Banco di 2000, Roma forse si chiamava, Banco di di Roma. Roma si chiamava lo sponsor, No, quella è la Virtus quella Roma, era la Stella Virtus. Azzurra era un'altra squadra e poi c'era l'Eldorado Roma che era la Certo. Lazio, non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo. C'avevano tre squadre Roma Sì, negli c'era anni altre squadre, è 80. vero. Era in Serie B nel 2015 quando sei arrivato in Italia, una società molto famosa per essere una fucina di talenti. Vediamo se ti ricordi tu chi è che ha sfornato ultimamente. Che poi è stata una stella dell'NBA. Bagnani, Bargnani, Andrea Bargnani. Bargnani è un prodotto della Stella Porca Azzurra miseria. Roma e ti ricorderai forse tu, Sandro, dal 74 al 79 l'allenatore della Stella Azzurra era, è impossibile, Valerio Ah, Bianchini. Bianchini, Sì, Bianchini, certo. Valerio Bianchini. Valerio Bianchini, certo. Paul a 15 anni lascia il Camerun, non spiccica una parola di italiano, immagino. No. E sbarca nella capitale dove hai la fortuna di trovare un tuo connazionale. No, non ho la fortuna di trovare, cioè siamo venuti Ah, insieme. siete venuti Sì, è insieme, vi siete venuto. fatti compagnia almeno. Sì, Sì. è Ecco, stato un grande aiuto per entrambi. Sì, vuoi dire tu chi è? Baye, è Jordan Bailly, che gioca con Cantù. l'ala del 99 che attualmente gioca con Cantù. Nella Stella Azzurra si mette in evidenza nel gennaio del 2018 al torneo Adidas Next Generation di Kaunas. Segna una sbaracata di punti, abbiamo visto. Sì, ho fatto un bel torneo con, diciamo, difensivamente e offensivamente, sono stato molto presente. 14,8 punti a partita, 11,9 rimbalzi, sono delle medie stratosferiche. E tra l'altro delle performance che permettono alla Stella Azzurra di arrivare alle finali di Belgrado. Ecco, lì com'è andata poi? Lì abbiamo giocato bene, siamo arrivati a Belgrado, nessuno se l'aspettava che potessimo arrivare in finale, siamo arrivati in finale e poi
da lì se la siamo giocata perché abbiamo perso con la stessa squadra, l'Youtube Seritas e Kaunas, sì. E quindi in finale se la siamo abbiamo combattuto e poi diciamo quando sono uscito 7 minuti dalla fine, diciamo, era complicato, era molto difficile vincere. Ecco, subito dopo, a febbraio, vai a Los Angeles per il Basketball Without Borders Camp dell'NBA, quasi un presagio. Sì, quella esperienza, diciamo, è quella che mi ha un po' aperto gli occhi, sì. Come lavorare, quale livello sono, perché ho incontrato tantissimi prospect e tutto, e quindi è da lì, ho fatto un bel torneo, è stata una bella esperienza, e sì, è da lì che ho iniziato a dire che no, devo continuare a lavorare, che ce la posso fare, magari ce la posso fare, quindi diciamo che è lo stesso processo che continua. Che continua. Torni a Roma, finisci la stagione in Serie B, il 7 ottobre del 2018 arriva il prestito ai Roseto Sharks in Serie A2, la squadra di Roseto e gli Abruzzi, dove gioca un'ottima stagione con 35 partite, una media di 5,3 punti e 3,4 rimbalzi con 14,9 minuti di media. Ecco, dici due parole sulla tua esperienza a Roseto. Ti sei trovato bene? Mi sono trovato benissimo, la squadra era giovane, ci siamo divertiti in campo e diciamo è la prima volta di giocare da professionista, quindi per me era tutto nuovo e era una bella stagione. Il 20 aprile 2019 ti rendi eleggibile per il draft NBA sempre di quell'anno. Poi ti sei ritirato a giugno. E qui arriviamo al passato prossimo, perché siamo già nel 2019. Il 9 luglio arrivi in prestito alla Carpegna Prosciutti per iniziare un'avventura che comunque non partì nel migliore dei modi, perché ti infortunasti a un ginocchio. Sì, sì. Con l'incidente stradale. In un incidente. Uh-huh. Ma cosa era successo? Dopo il torneo che abbiamo fatto a Trento, sì. siamo tornati, era tipo mezzanotte, ero con Zanotti e diciamo, ho avuto la sfortuna di quando uscivo dalla macchina, c'era un'altra macchina che stava passando, con la signora che ha preso il portiere una e mi ha schianciato sul piede, quindi ho avuto la fortuna, diciamo, perché sì. dopo un mese ho avuto la fortuna di tornare a giocare. Esatto, una bella annata che comunque nonostante tutto si chiude con una media di 7,4 punti, 5,3 rimbalzi e 21,6 minuti di media. Con il top di punti a Trieste ne segnasti 20 sì. e 15 anche contro Sassari. Una annata che sappiamo tutti come è andata a finire, fortunata. Con Coach Sacco poi magari ci ritorniamo più tardi. Certo. Termina il campionato, torni a Roma perché giustamente eri in prestito, di nuovo ti dichiari eleggibile per l'NBA Draft 2020. Adesso però raccontaci tu tutta la trafila, Miami Heat, Brooklyn Nets, perché la gente vuole sapere da protagonista com'è andata questa avventura. Sì, sono tornato a Roma, mi sono allenato tutta l'estate con la Stella Azzurra, e ho fatto pre-season con loro e poi sono andato a Los Angeles, alla mia agenzia, sono andato a Santa Barbara dove mi sono allenato 3 settimane con un allenatore, altri 3 prospect, che eravamo nella stessa agenzia, in un appartamento. E come i scout non potevano venire a guardare gli allenamenti, c'era un fotografo che filmava tutto e mandavano all'agenzia che mandava alle squadre. E poi dopo tutto questo sono tornato a Los Angeles, ho fatto l'NBA Combine ai Clippers. Dopo questo sono ritornato, ho cominciato ad allenarmi, gli scout potevano già venire a guardare le partite e tutto. E mentre facevamo tutto questo, in quel mese ho avuto le interviste, tutte le squadre facevano le interviste, io ho fatto 16 interviste, diciamo 16 squadre. E poi dopo questo è venuto il draft e non sono stato draftato, però c'erano per certi motivi e poi c'erano le squadre che erano comunque interessate per il training camp, diciamo mi sa 6 squadre, io e il mio agente abbiamo scelto Miami, che siamo andati lì, abbiamo fatto il training camp che erano qualcosa molto veloce perché normalmente c'era Summer League e poi vi allenate, poi fate il training camp, iniziate la stagione, però... Una centrifuga! Sì, sì, lì era subito training camp e sì. era molto difficile, diciamo il primo allenamento facevano i giochi dell'anno scorso, cioè facevano perché ci conoscevano già, io con la lingua e per i nuovi giochi e tutto era molto molto complicato, però
iniziato ad ambientarmi e tutto, il mondo NBA, diciamo, lì si allenano veramente bene, fanno tantissimi video e durano veramente in palestra e un ritmo molto alto, diciamo, si allena molto molto bene. E poi dopo questo mi hanno tagliato, sono tornato nella mia agenzia e poi Brooklyn mi ha preso subito perché loro erano molto interessati Ecco, Brooklyn di Nets, avermi, sì. esatto, E sì. poi sono andato a Long Island perché non potevamo andare a Brooklyn per il Covid e tutto. Insomma, abbiamo fatto una settimana lì ad allenarsi perché avevamo fatto prima quarantena, poi ho iniziato ad allenarsi un po', poi siamo andati a Orlando, abbiamo fatto quarantena, poi ho iniziato ad allenarsi e poi abbiamo fatto la G-League. La J League, Sì. esatto. La G League, giusto, con i Long Island Nets. E la stagione finisce, i Nets non riescono a qualificarsi per i playoff e il 21 marzo, proprio pochissimi giorni fa, il tuo ritorno a Pesaro. Hai raccontato che sull'aereo non c'era quasi nessuno. Non c'era quasi nessuno, c'era quasi nessuno. Sì. Sì, potevi scegliere il posto che volevi, Potevi scegliere il tranquillo. posto. Comunque una trattativa questa che ti lascia sempre aperta la porta per tornare negli Stati Uniti, giusto? Sì, ma per quello vedremo, non è qualcosa che è scelto, non lo so, cioè, penso giorno per giorno, ora sono qui e voglio concentrarmi, essere qui con la testa e il mio corpo. Per finire questa stagione il migliore possibile. Ecco, hai dichiarato che già conoscevi Zanotti, Serpilli, Drell, ovviamente avendo giocato qui l'anno scorso, e loro cosa ti hanno detto? Ti hanno chiamato quando eri in America, ti hanno detto Paul, vieni a darci una No, mano, io li già. hai continuati a sentire o no? Sì, Drell già da prima mi diceva non torna, torna, torna a giocare con me e tutto, e poi diceva non la fammi finire qui, poi dopo vediamo e tutto. E sì, Zanotti ha parlato solo bene, tutto bene, ho visto pure, ha fatto bene, nazionale, tutto, Drell ha migliorato tantissimo e sì, diciamo sono solo cose che si vedono, non avevano bisogno neanche di parlare. Esatto, hai seguito il campionato italiano mentre eri là? No, No, non ho seguito tanto. quindi ti devi adesso fare delle full immersion Mi ricordi. sostanziose. Sì. E tra l'altro il presidente Costa ha dichiarato che è contentissimo che tu hai raggiunto nuovamente la squadra. E Represa, un santone. Un idolo ormai qui a Pesaro, una leggenda del basket, quando lo incontrerai ti apparirà veramente come uno dei migliori allenatori che sicuramente avrai incontrato finora. Sì, Represa è molto forte, diciamo, abbiamo visto quello che ha fatto e poi sappiamo Eurolega e tutto, quindi sono molto contento di lavorare con lui e sicuramente mi aiuterà tantissimo, sono contento. Benissimo, Paul, facciamo un passo indietro perché parliamo del Camerun. La nazionale di calcio del Camerun è stata una fucina di campioni internazionali, le Lions Indomitables, i Leoni Indomabili. Tra le tante star, voglio ricordare Roger Millà, te lo ricordi il bomber con la maglia numero 9? Ha avuto un trascorso anche in politica, penso, Sì, Milà. Del esatto. Calciatore africano del secolo, quindi secolo. non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato. E poi, adesso non so per quale squadra tifi a calcio. Vabbè, non sono un grande appassionato di calcio, però Non sì, sei un più grande juventino che appassionato. altro, ma lo so. Samuel Eto'o, Siamo letto. vincitore di 4 palloni d'oro africani, una quantità industriale di titoli qui in Europa con diverse squadre, il triplete con l'Inter. Tre domande, Polcio, per te, a proposito di questo. Accidenti, tre. Ok, la prima te l'ho fatta prima, non, quindi la saltiamo, non ti è mai venuto in mente di giocare a pallone, ma mi hai già risposto. No, non mi è venuto in mente, Sì. solo che non ero molto bravo. Non ero molto Sì. bravo. Il tuo obiettivo è quello di diventare l'Eto'o del basket camerunense? Perché no? Perché no? Diciamo, l'obiettivo di tutti è fare quello che fa il migliore possibile, quindi voglio diventare la migliore versione di me, il migliore giocatore possibile, cioè il migliore giocatore che è possibile che posso diventare, quindi perché Un bellissimo obiettivo, no? speriamo Certo. che a Pesaro possa tu piazzare le basi per questo tuo sogno. Se ti convocasse la nazionale del Camerun, andresti a giocare o attenderesti la chiamata della nazionale italiana?
Questa domanda me la fanno è tutti, difficile. Diciamo, prenderò la decisione sul momento. Chi arriva prima, no? Sì. Dovrai ponderare. Non è chi arriva prima, diciamo, dipende da tantissimi fattori personali, quindi prenderò la decisione sul momento. E ci raccontano che hai una grandissima passione per il pugilato. Permette di coltivare un fisico bestiale. Adesso io sto mandando in onda delle foto in modo che le ragazze di Pesaro possano vedere il fisico di Paul e candidarsi. È vero questa passione, dai. Sì, sì, è divertente. L'ho fatto a Los Angeles, è stato molto divertente. Era la mia prima volta, però sono andato molto bene per il primo allenamento. Era molto divertente. Vorrei rifare. Voglio essere rappresentato. Non fa fare. Se no direi di no. Speriamo di no. Sandro Cangiotti, il secondo illustrissimo ospite, presidente di Biolab, titolare della Biolab. Insieme al dottor Calcinari. Esatto. Sandro nasce a Urbino il 29 luglio del 64, esatto, ed è un grande appassionato di basket. Qualche uccellino mi ha detto che ancora vai a giocare nei campetti. Assolutamente sì, a Urbino. Abbiamo fatto per 16 anni tornei di infima categoria, quindi seconda divisione, prima divisione, promozione in alcuni casi. I giocatori però, che giocano in quelle categorie, in confronto a Paul Ebuai, ai suoi trascorsi, abbiamo parlato delle migliori squadre NBA, delle situazioni migliori, esatto. La prima divisione nella zona, la prima categoria, insomma, nella provincia di Pesaro non è certamente a quei livelli, questo senz'altro. E Sandro, ci vuoi raccontare della Biolab che è sulla bocca di tutti da più di un anno ormai? È l'unico punto dove poter arrivare a fare i tamponi molecolari. Ma guarda, in realtà noi ci occupiamo di analisi chimico-cliniche ormai da moltissimi anni, sì, e facevamo già da oltre 10 anni la parte specifica della biologia molecolare, della biologia molecolare, che è la parte, diciamo, che cioè la tipologia di analisi che si usa per appunto i tamponi molecolari. E quindi diciamo che avevamo già le attrezzature prima del Covid all'interno del laboratorio, e quindi eravamo sostanzialmente in una posizione di privilegio, nel senso che eravamo già pronti a fare quel tipo di analisi. Quando sono riuscite le metodiche per il SARS-CoV-2, che è proprio il virus, il nome del virus specifico, eravamo già in grado appunto di fare la determinazione con il sistema di PCR, che è il sistema ufficiale delle migliori tecnologie disponibili. E quindi siamo stati un pochino avvantaggiati da questo punto di vista. Abbiamo avuto poi un ulteriore riconoscimento facendo analisi in doppio con l'ospedale Torrette di Ancona, e quindi abbiamo sostanzialmente dimostrato che le nostre analisi erano valide. E da lì è successo di tutto, perché la richiesta di tamponi è sempre stata aumentata. Cioè, facciamo analisi sierologiche, le tecnologie di analisi sono assolutamente migliorate ed evolute, tant'è vero che abbiamo attrezzature, l'ultima ad esempio, che è in grado di fare dei tamponi molecolari con una tecnica che non è una PCR a caldo ma è a freddo, comunque un'estrazione dell'RNA e moltiplicazione a freddo, che addirittura in 6 minuti riesce a dare un risultato di tampone molecolare riconosciuto. Sì, insomma, la tecnologia sta andando avanti, sì, non soltanto per quel che riguarda, a livello mondiale questo, non soltanto per quel che riguarda la parte, diciamo così, della cura e dei vaccini, ma anche nella diagnosi e quindi nella parte dei tamponi e dell'analisi del virus, insomma. La Biolab, Sandro, è un colosso, leggo 55 dipendenti in laboratorio, sì, oltre 100 unità nella parte medica, 2 linee che vi permettono di processare oltre 300 tamponi al giorno. Sì, sì, sì. Sì, in effetti è vero, abbiamo ovviamente investito molto in fretta su questa cosa. Ho detto la verità. Dai. No, sì, i numeri sostanzialmente sono quelli. La settimana scorsa, sì, per dare un'idea, abbiamo fatto, mi sembra, 3.100 circa tamponi, fra quelli rapidi e quelli molecolari. Sì, in una settimana, la domenica, immagino. Sì, sabato pomeriggio e domenica, sì, siamo chiusi. Venerdì. Sì, sì. Lo so, sì, perché sono un tuo cliente. Ah, grazie. Avete 5 sedi, giusto? Sì, 5 ecco, punti fra prelievi. Vuoi raccontare dove sono i punti? Allora, telespettatori? Abbiamo 3 laboratori e 2 punti prelievo fissi. I 3 laboratori sono uno a Vallefoglia, un altro a Fano e uno a Calcinelli, che sarebbe la zona di Colle al Metauro. Sì. E poi abbiamo un punto prelievo a Pesaro, in via del Novecento, molto strutturato,
e anche a Marotta, quindi Mondolfo, Comune di Mondolfo. Quindi diciamo che copriamo un pochino tutta la cosa. Per prenotarsi, lanciamo lo spot. Per prenotarsi bisogna ovviamente telefonare ai numeri di telefono dei vari laboratori e oppure mandando delle mail. Devo essere sincero, la questione dei centralini e delle prenotazioni sono letteralmente stati presi d'assalto, per cui mi scuso con gli eventuali clienti del laboratorio che non riescono a mettersi in contatto, perché pur incrementando moltissimo il sistema di ricezione delle telefonate, delle centraliniste, eccetera, purtroppo non riusciamo a soddisfare le numerosissime richieste. Il centralino è troppo caldo. È intasato. Ti ricordi negli anni '80 c'era Portobello, non si riusciva mai a prendere la linea? Sì, vabbè, quello era veramente complicato, purtroppo è complicato anche adesso. Ecco, poi arriva la collaborazione con la Lega Basket e questa ciliegina sulla torta che è stata la possibilità di lavorare alle Final Eight di Milano. Sì, sì. Raccontaci come è avvenuta questo exploit. Dunque, c'è da dire che la collaborazione nel settore dello sport è stata già, diciamo così, messa a punto negli anni con la VL, perché sono diversi anni che noi facciamo analisi di carattere chimico-clinico sugli atleti della VL e sullo staff della VL. E quindi abbiamo già sviluppato questa competenza al di là del problema del Covid, insomma, del Covid-19. E poi ovviamente con la questione legata al Covid-19 è stato necessario fare tamponi ripetuti e frequenti su tutti i giocatori e quindi abbiamo ulteriormente messo a punto e incrementato la collaborazione con la VL. Un giorno ci chiama direttamente un tecnico, Gandini, no? Ci hanno chiamato dalla Lega Basket, se non mi ricordo neanche il nome. No, ci ha chiamato la Lega Basket dicendo: so che voi fate tamponi anche per la società di basket VL, potremmo essere. Le voci corrono. Sì, le voci corrono e quindi è stato un trampolino di lancio. Ma va bene. Va benissimo, perché siamo riusciti praticamente, ci hanno chiesto di trasferire, praticamente di posizionare una sede all'interno del NH Hotel, che è l'hotel dove risiedevano tutte le squadre, esatto, la famosa bolla, no? Di Milano. Della Final Eight. Voi sapete che la Final Eight sostanzialmente evocava già parecchi problemi, perché a Pesaro l'anno precedente è stata pensata come una delle possibili cause della pandemia, magari non è vero, però insomma, ecco, è stata considerata diciamo così. Che non è vero, perché la vorremmo riospitare. Sì, certo, assolutamente. Anni. Anche perché devo dire che il Forum del Sago sarà bello, sarà tutto interessante, ma io ritengo che l'astronave di Pesaro, quello di Trifiga Arena, è un'altra cosa, è ancora un altro livello, è migliore di quella milanese. Senz'altro più giovane. Con un pizzico d'orgoglio e di campanilismo. Sostanzialmente quindi diciamo che ci chiamano, ci dicono: guarda, voi dovete diciamo così, creare una posizione standard fissa all'interno di questo NH Hotel e una postazione di campionamento e di analisi all'interno del Forum di Assago. E quindi noi abbiamo trasferito letteralmente dei biologi, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio e abbiamo istituito, cioè costruito un laboratorio portatile sia nell'NH Hotel e una postazione di prelievo e di analisi anche all'interno del forum. E sono stati sottoposti a tampone tutti i giorni tutti gli atleti che entravano all'interno del tranne Milano, perché Milano diciamo così era la città che ospitava la Final Eight e quindi non dormivano nell'interno, arrivavano col tampone già fatto, quindi loro comunque avevano l'obbligo di arrivare con i tamponi e con il risultato del tampone, e questo è stato fatto. Comunque una bellissima esperienza. Io stesso sono stato poi ospite all'interno dell'NH Hotel a Milano. È stata un'esperienza bellissima sia dal punto di vista professionale, per l'aspetto legato alle analisi, eccetera, ma soprattutto anche per un appassionato di basket come me, è stato bellissimo vedere le varie squadre che ovviamente sono andato a vedere le partite della sono andato a vedere laboratorio. No, per fortuna ho negoziato con la Lega Basket, con l'LBA, la possibilità di avere alcuni pass, uno per me e uno per mia moglie, dico la verità, più le ragazze di laboratorio che andavano dentro il forum per fare le analisi, e quindi ho potuto vedere le finali, esatto. Okay, vittoria e una sconfitta. Una vittoria e una sconfitta. Ho visto un po' la squadra stanca, ma la semifinale è stata piacevolissima, ovviamente sì. Come è stata molto bella anche
la partita precedente, beh, quella con Sassari, che è stata proprio una perla della pallacanestro. Paul, l'hai vista? No, veramente bella, Paul, veramente una partita ai supplementari, vinta con continui capovolgimenti di scena, quindi molto molto interessante. Esatto, ecco, mi lanci l'assist, passiamo proprio ad analizzare l'attualità. E analizziamo la sconfitta di sabato sera contro la Virtus Bologna, la terza consecutiva. Prego la regia di mandare in onda gli highlights, che comunque, come ha sottolineato il presidente Ario Costa, è arrivata contro una squadra mega galattica come e la VL è uscita a testa alta, a differenza delle sconfitte di Cremona e Varese. L'hai avuto la possibilità di vedere la partita? Sì, no? sì, assolutamente. Ero lì presente dal vivo, certo. Sì. Non so, posso dire questo? Certo. Relativamente alla finale. No, parliamo della Virtus di Bologna. Della Virtus di Bologna, quella della partita di sabato, sì. Certo, è stata una partita, sinceramente, con delle percentuali al tiro molto basse, soprattutto il tiro da tre punti, per la VL in particolare. Sì. Però io, nel mio piccolo, ho sempre pensato che effettivamente, siccome la partita non sfuggiva mai di mano, nel senso che la distanza fra noi e la VL rimaneva invariata, si poteva fare qualcosa di interessante. E infatti, negli ultimi minuti c'è stato il sorpasso. Esatto. E ci sono state due o tre azioni decisive che hanno condizionato il risultato, purtroppo. Qualche palla persa di troppo, soprattutto dal playmaker che in palleggio viene, diciamo, viene presa la palla e in contropiede poi si fa un facile canestro. Esatto. Ci sono state un paio esatto. di azioni, anche quella di Filloi, che insomma sostanzialmente ci hanno lasciato un po' perplesso, purtroppo insomma. Certo che la squadra di Bologna è una squadra, una corazzata. È una corazzata, sappiamo, tarata, quindi esatto. Tarata. Stimolare Paul appunto qui, proprio a proposito di una possibile partecipazione della Virtus addirittura all'Eurolega si parla. Quindi adesso tu non l'affronterai, se non magari in un... incrociamo le dita, forse in un playoff. In un playoff, sì. Speriamo, perché no. Esatto. Molto bene Marco Filippoviti, sì. Hai avuto modo di almeno sentire qualche opinione su questi giocatori che ancora non hai mai visto, che quindi vedrai fra poco, fuori, esatto, e saranno i tuoi compagni di squadra, insomma. Sì, Marco Filippovic è un bel giocatore, diciamo intelligente, sa passare la palla, tira da tre, si sa muovere bene, diciamo è un buon giocatore. Invece gli altri hai avuto modo di visionarli, gli americani, quelli insomma che non erano l'anno scorso qui nel roster? Sì, l'ho guardati un po'. L'ho guardati un po'. Sì. Anche perché dovrai probabilmente affiancare Tyler Kane, quindi un bel fardello, devi essere un compagno che lo sostiene in maniera pesante insomma. Sì, posso affiancare Tyler, posso affiancare Filippo, quindi... vedremo, dipende dalle situazioni del gioco e dell'allenatore. Esatto. E, vedremo adesso come ti utilizzerà Repesa, perché questo è il grosso rebus, sia nella lotta al rimbalzo, ma anche per alzare un po' di percentuali al tiro. Sì, perché diciamo prende un rimbalzo, aiuta la squadra ad avere più tiri, quindi sì, aiuterà. Farò di tutto per dare il mio apporto lì, perché diciamo penso che è lì che posso impattare subito. Ecco, finalmente avremo due lunghi, come sono stati sempre richiesti da tantissima parte della tifoseria. Poi avremo Zanotti come che è un ricambio. Ottimo rinforzo, esatto, certo. Quindi la squadra certo. si sta completando sempre meglio. E poi adesso è la quarta settimana che faccio la stessa domanda, prima a Benelli, poi a Venerandi, la volta scorsa a Cioppi, adesso la chiedo a te, rivedremo Massenat lunedì. Guarda, io non sono informatissimo. Sei informatissimo, no. Ma sei nel giro. Beh, dicono che insomma ci sono le condizioni, sì. E speriamo che la prossima partita, che è lunedì sera, esatto, lunedì sera. Avremo la possibilità di vedere anche Massenat. Io ci ho parlato sì. durante la finale di Final Eight, l'ho incontrato a Milano, e lui mi disse che aveva ancora un mese di tempo per tornare. Il mese è passato, esatto. Però questo chiaramente le condizioni di salute non sono in grado di dare indicazioni in più su questa cosa.
Paul, il presidente Costa ha fatto una dichiarazione che è piaciuta tantissimo, che è piaciuta tantissimo sia agli addetti ai lavori che alla tifoseria. Ha detto che Eboua è stato un acquisto in ottica futura e non è l'unico, perché stiamo ragionando su diverse situazioni per il prossimo anno. Diciamo che da quando sono presidente questa è la prima volta che siamo avanti con la programmazione. Cosa ne pensi di queste dichiarazioni veramente piene di entusiasmo? Sorprendenti. Sì. Sì, è diciamo un grande onore. Se pensa così significa che è molto molto felice di avermi qui e conta veramente su di me, quindi farò di tutto per dare il mio apporto. Sì, al di là di queste tue dichiarazioni di circostanza, conta su di te anche per il prossimo anno? Conta su di me nel prossimo anno, sì. Quindi sarai con noi il prossimo anno, non ecco. Lo puoi deludere. Esatto. Ecco Paul, lunedì alle 20:30 sarà la tua prima trasferta, andiamo a Reggio Emilia, che partita ti aspetti? Anche perché la classifica è cortissima, quindi certo. Non è che abbiamo tantissime alternative. Se si perde si rischia essere assorbiti, se si vince l'ottica playoff torna fuori in maniera importante. Mi aspetto una partita fisica, una partita intensa, quello è sicuro. Diciamo, dobbiamo fare di tutto per vincere, come hai detto tu, la classifica è compatta, quindi sì, dobbiamo fare di tutto per portarla a casa. Sei eccitato per debuttare? Non vedi l'ora? Certo, non vedo l'ora. Non vede l'ora. E Sandro, ritieni che il discorso scudetto sia invece ormai una pratica archiviata? È una domanda che ho già fatto anche a chi ti ha preceduto su quella sedia. Guarda, ovviamente... Soprattutto dopo aver visto sì, la finale. Sì, stavo dicendo questo, vista la finale, ma vista anche la semifinale, vista la facilità con cui Milano gestisce le situazioni, sinceramente mi pare che abbia una marcia in più rispetto agli altri. Sì. Devo anche notare, una cosa che è stata già riportata nei giornali, che durante la premiazione della Final Eight sono stati premiati una serie di giocatori, almeno 4-5, che avevano i Blue Jeans ed erano sostanzialmente, esatto. Erano sostanzialmente neanche in panchina, erano giocatori di primissimo livello, sì. Che però no, fanno parte del roster, ma chi poteva tranquillamente l'Olimpia Milano tenerli addirittura a casa o in albergo. Quindi, sinceramente è una squadra molto molto forte e poi da quello che so ha avuto, adesso questa è la parte economica, forse lascia il tempo che trova, però dà un'indicazione, ci sono alcuni giocatori che hanno un costo di stipendio che è più alto di quelli che noi distribuiamo a tutti i giocatori della squadra. A tutto il roster nostro, esatto. Quindi voglio dire, effettivamente sono molto bravi, l'allenatore Messina, che ha fatto tanto bene anche negli Stati Uniti eccetera, è sicuramente anche lui un allenatore di primo livello, ci sono tutte le carte per pensare che il campionato possa essere vinto dall'Olimpia. Poi le sorprese, speriamo che magari sia Pesaro a fare una sorpresa, esatto. Perché nella partita di andata di campionato insomma ce la siamo giocata, ce la siamo battuta, esatto. Sandro, chi ti ha colpito? È ovvio che non è una domanda che posso fare a Paul. Dei nostri giocatori, chi ti ha colpito maggiormente? Adesso analizziamo tutto il rendimento delle partite fatte finora, non lasciamo stare queste tre sconfitte finali. Chi ti è piaciuto? A me di più? Mi è sembrato che ci fosse effettivamente una squadra. Adesso sembra un luogo comune, però la pallacanestro è un gioco di squadra. E mi pare che la squadra sia presente perché a turno, partita su partita, sale in cattedra qualcuno. Una volta è Pilipodici, la volta prima aveva giocato malissimo, una volta è Filloi, la volta dopo non prende un tiro assolutamente. Certi giorni c'è Delfino che fa l'exploit e altre volte non entra in partita. Quindi mi è sembrato che più o meno non ci sia un organico più che la singola persona. Sicuramente Kane è un punto di riferimento. Sicuramente anche Johnson è un punto di riferimento, Robinson. Un punto di riferimento, sì. Justin. Però mi pare che appunto siano tutti più o meno dello stesso livello e tutti possono dare un buon contributo, non c'è un unico leader che fa la differenza. Il vero leader è Repesa. Forse il vero leader è l'allenatore. E abbiamo sentito come tremavano i muri durante i time out sabato scorso, quanto ci sono mancati. Certo.
moltissimo. Han tremato i muri, sì, sì, veramente, lo possiamo confermare. Paul, sta attento perché qualche urlo te lo prenderai sicuramente quando lo vedrai. Sì, sì, e poi la cosa che mi ha colpito in una delle tante partite, adesso non mi ricordo neanche quale, che praticamente ha chiamato Dren dalla panchina per fare una difesa su un tiratore da tre della squadra avversaria, sì, che era molto alto, quindi aveva bisogno di avere qualcuno più alto di Tambone per ostacolare il tiratore, e gli ha dato due schiaffi prima di entrare nella partita, quindi neanche incolpevole di qualcosa, era dalla panchina, ma per caricare il giocatore. Ma Madrello ormai è abituato, gliel'avrà anche detto. Per me glielo dai anche a Evo, se ci sono dei problemi può dargli. Adesso metterà lui sul lungo avversario. Sì, però probabilmente sì. Non andate via, andiamo in pausa, arriviamo fra poco con l'album dei ricordi. Oggi uno degli allenatori che ha più panchine con la nostra squadra, Giancarlo Sacco. A fra poco. Riprendiamo la nostra trasmissione dopo lo stacco pubblicitario e con immenso piacere andiamo a presentare l'ospite in collegamento via etere. Signore e signori, il coach di tante stagioni sulla pianchina biancorossa, Giancarlo Sacco. E gli tributiamo l'applauso dallo studio. Grazie. Grazie Giancarlo di avere accolto il nostro invito. Vedo che la barba ti è caduta. Ma sapevo che andavo in trasmissione, quindi un attimino mi sono restaurato. Ti sei restaurato. Grazie mille Giancarlo di aver raccolto il nostro invito. Ricordo ai nostri ascoltatori, che quelli che lo conoscono meno, che Giancarlo è strapesarese, legatissimo a tutta tuttora la nostra città, ma è altrettanto legato, ci dicevi, alla Sicilia, dove sei una sorta di idolo. Tra Marsala, Trapani, Barcellona, Pozzo di Gotto, Ragusa, ogni volta che vai là si costruiscono delle leggende intorno alla tua persona, è vero? No, sono stato accolto benissimo, qualsiasi città sia stata ad allenare e a vivere mi hanno accolto veramente bene, e adesso ogni volta che magari guardo questi sceneggiati tipo Montalbano o questi sceneggiati ambientati in Sicilia, nei posti dove ho vissuto per tanto tanto tempo, ti viene un senso della mancanza fortissimo. Adesso speriamo che si riprenda a viaggiare, così potrò anche andare a ritrovare i miei tanti amici che stanno in Sicilia. Giancarlo, in questo momento di cosa ti occupi? Cosa stai facendo? L'agricolo, quindi è tempo di potatura, quindi sono sulle piante. Ho deciso di farmi una stagione di pausa, perché non ho nessuna intenzione, non ho nessuna voglia di rischiare la pelle col Covid, anche perché è un rischio relativo, perché abbiamo visto che tutte le squadre di A1, di A2, di Serie B sono state soggetto di focolai molto molto importanti, e sinceramente non me la sono sentita di accettare incarichi, anche se ci sono state delle situazioni anche abbastanza interessanti per questa stagione, alla vigilia dei vaccini. Speriamo che questi vaccini poi risolvano un po' tutto. Giancarlo, sei contento di ritrovare Paul qui a Pesaro? Sono contento di ritrovarlo qua, perché penso che ci sia la struttura, il personale, le persone giuste per fargli fare un ulteriore salto di qualità. Come ti dicevo fuori onda, un pochino di dispiacere ce l'ho, perché io ho scommesso molto su di lui, anche quando l'anno scorso venivano a vederlo degli scout dell'NBA, quando si parlava un po' del suo futuro, è il ragazzo sul quale più di tutti io ho scommesso sul suo futuro NBA, sul suo futuro comunque molto molto importante. E adesso spero che questa ulteriore tappa pesarese sia l'ultimo trampolino di lancio verso quello che lui
sta cercando di conquistarsi lavorando durissimo, perché io l'ho visto veramente lavorare tantissimo e con grande attenzione, con grande applicazione, quindi se lo merita. Sì, se lo merita, però coach Costa ha affermato che lui è la pietra su cui costruire anche la casa del futuro, qui, la squadra del futuro, quindi almeno per un anno e mezzo teniamocelo qui. Esatto. E allora, prima di iniziare l'intervista, Giancarlo, ricordo a tutti i nostri telespettatori, specialmente quelli più giovani, la carriera brillantissima del nostro ospite, che nel 1984, quindi andiamo veramente indietro nel tempo, venne nominato allenatore dell'anno. Giancarlo, quell'anno lì rappresentò per te una svolta. Tu ovviamente non te lo puoi ricordare, ma il sottoscritto, colui che ti sta intervistando in questo momento, ancora 16-17enne, faceva l'arbitro di basket. E calcavo i parquet della provincia con quella maglietta grigia di lana, non so se te la ricordi, quella che portavano gli arbitri, che era pesantissima, si sudava subito. E tante volte incrociavo le tue squadre giovanili della Scavolini, con le quali asfaltavi a livello provinciale qualsiasi malcapitato avversario. E ricordo di te una grinta fuori dal comune rispetto a tutti gli altri allenatori che avevo occasione di ammirare. Una grinta che ti portò nel dicembre del 1984 ad essere nominato primo allenatore, sostituendo la coppia e Don Casey, George Bisacca. Ricordaci quei giorni del dicembre 1984. Beh, i ricordi sono ancora molto 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 chiari, anche perché poi ho sempre tenuto un po' un diario di bordo giornaliero di tutto il lavoro che ho fatto, di tutto il lavoro che ho fatto come assistente con Dan Casey, con Bisacca, con il professor Asa Nicolic in precedenza, Laio Stott, Piero Scansi, Franco Bertini, quindi ho materiale che può ricordare anche giorno per giorno anche tutto quello che accadeva in palestra e quello che si faceva. In quell'occasione cercai in tutti i modi, in tutte le maniere di aiutare Dan Casey, che era il capo allenatore, e che da buon americano mi diceva sempre: fra 3 anni, fra 4 anni si vincerà lo scudetto, cosa che poi magari anche si avverò. E io continuavo a dirgli: sì, però se non vinci domani, dopodomani ti cacciano via. E siccome era un allenatore bravissimo, eccezionale, i giocatori lo adoravano e si lavorava veramente bene in palestra, cercai in tutti i modi, in tutte le maniere di fargli capire che la realtà europea, italiana, è un po' diversa da quella della programmazione a lungo termine americana. Poi dopo le cose andarono diversamente, Bisacca segò la panchina a Casey e io la segai a Bisacca. Esatto. Tu che la segai, la società mi affidò a 27 anni questo incarico e le cose andarono molto 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 bene. Andarono esatto. Bene anche a Dan Casey, che divenne, oltre che fu per tanti anni allenatore nell'NBA, sia da vice allenatore che da capo allenatore, fra Boston, New Jersey e tante altre squadre, Clippers, divenne anche poi presidente dell'associazione allenatori NBA per tanti anni. Quindi un personaggio di grande spessore. Di grande spessore, che comunque a Pesaro ottenne solo 5 vittorie su 13 partite. Poi arrivò il signore che abbiamo ospite in trasmissione e infilò una serie di 11 su 17, raggiungendo tra l'altro una qualificazione ai playoff che pareva compromessa. E addirittura, Sandro, te lo ricorderai benissimo, quell'anno arrivavamo in finale di campionato, poi persa contro la corazzata Simac. Ma nello stesso anno, Giancarlo, riuscimmo a vincere la Coppa Italia contro la Ciao Crem Varese e fosti nominato allenatore dell'anno, quindi un rookie, si può dire, nominato subito. Sì, è stata una carriera lampo. Poi quando l'anno dopo presi come assistente allenatore Sergio Scariolo, lui fu più veloce di me. E infatti Giancarlo rimase alla conduzione della VL fino al 1987 e si giocò 2 finali di Coppa delle Coppe. La prima Caserta, quella dell'Esodo, c'erano 30 pullman che da Pesaro si mossero verso la città campana e perdemmo contro il Barcellona,
Era il 18 marzo, mi ricordo ancora la data. Tra l'altro, il giorno dopo, gli stessi tifosi del Barcellona che erano a Caserta andarono tutti in pullman a Torino perché il Barcellona vinse un quarto di finale, mi sembra, di Champions League, di Coppa dei Campioni, contro la Juventus. Quindi in due giorni trionfarono. Sì, trionfarono. Sì. Però devo dire, me lo confermi Giancarlo, il ricordo più bello fu quella semifinale, gli ultimi minuti a Badalona. Ma le due finali di Coppa delle Coppe consecutive noi le giocavamo, come hai detto bene, col Barcellona prima e poi col Cibona di Zagabria, poi sì, dopo ci arriviamo. Che era la nazionale jugoslava praticamente. Esatto. Le due semifinali, quella con l'Armata Rossa, Mosca, il Cesca e il Badalona, furono due partite, furono quattro partite, ma soprattutto quella di Badalona fu una battaglia, fu una guerra, e naturalmente nella guerra chi ci poteva sguazzare? Mike Sylvester, che praticamente prese a cazzotti per 40 minuti tutta la squadra di Badalona, tifosi compresi, compresa la signora che era seduta dietro la panchina che ci prendeva a borsate sulla testa, e vincemmo una semifinale veramente da gladiatori. E Mike fu veramente il vero capitano, o comunque il trascinatore di quella partita. E l'anno dopo, il 17 marzo, quindi sempre di questo periodo qui, sì, del 87, in casa loro purtroppo, 300 pesaresi, viene infranto il loro sogno da una coppia d'oro che era quella dei fratelli Petrovic, Drazen e Asa. Ma sai, nello sport, comunque nella vita, ci vuole sempre anche un po' di fortuna. Noi arrivavamo forse alle due finali di Coppa delle Coppe dove nessuno ci aveva pronosticato o immaginato che potessimo arrivare. E ci arrivavamo però anche contro le due squadre in quel momento più forti in Europa in assoluto. E il Cibona di Zagabria ci arrivò addirittura dopo aver vinto due Euroleghe consecutive e si ritrovò a fare la Coppa delle Coppe solo perché fece apposta a perdere una partita in casa di playoff di finale per avere un incasso in più perché stavano costruendo il palazzetto. E alla terza partita, invece di vincere, sicuri come erano, la persero, mi pare vinse lo Zadar, se vado bene di memoria, e ci ritrovammo il Cibona di Zagabria, bicampione di Eurolega, stra più forte in assoluto di tutti, con veramente era la nazionale jugoslava concentrata in 12 giocatori a casa loro, e chi fece quella trasferta si ricorderà bene che praticamente anche quasi un migliaio di pesaresi rimasero fuori, se ricordo bene, non li fecero entrare pur avendo biglietti e cose. 300 ne entrarono. E poi aggiungo anche che noi giocavamo per me una partita stupenda, che fummo gli unici negli ultimi 2 o 3 anni in quel periodo a mettere in crisi a casa loro il Cibona, e ci volle un aiuto consistente della terna arbitrale, come diceva Aldo Giordani ai tempi. La geopolitica, la distribuzione delle coppe nelle finali doveva un po' accontentare tutta Europa, e in questa situazione l'arbitraggio, soprattutto nella seconda parte della partita, aiutò molto il Cibona a vincere questa coppa. Sì. In quegli anni lì anche due finali di Coppa Italia perse, sempre contro Milano, nell'86 la SIMAC e nell'87 sì, la Tracer. Giancarlo, nelle esatto, tue prime stagioni a Pesaro, il tuo nome è indissolubilmente legato a quello di Zambalist Frederick, che vediamo qui in alcune immagini di un quarto di finale mitico contro il Banco Roma di Bianchini. Penso che Valerio ancora se lo sogni di notte. Ricordo benissimo una passeggiata che facemmo io e Zem prima dell'ultima partita contro Roma, dopo pranzo, e mi chiese: ma coach, il prossimo anno cosa fai? E dico: faccio quello che farai te, se vinciamo ci siamo tutti e due, se perdiamo andiamo a casa tutti e due. Deve averla presa alla lettera, perché in quella partita Valerio, perlomeno nella conferenza stampa del dopo partita, dice: per vedere una roba del genere bisogna andare nell'NBA, perché veramente Zem in quella partita lì fece sfracelli. Era un giocatore da 30 punti con 15 tiri.
non con 30 esatto. tiri. Quando Zem sbagliava un tiro, due tiri, con la gente attaccata alle braccia, la gente faceva, oh, finalmente ha sbagliato. Una persona splendida, splendida, un grande giocatore, capocannoniere in NCAA, non a caso in Europa fu portato dal professor Nikolic. Da South Carolina, da Columbia, perché io ero stato là un periodo e parlavano di lui. C'era lui. Sì. E, coach, in una delle due semifinali di Roma avesti un diverbio con Bianchini. Cosa successe? Tanto te lo ricordi benissimo. Era imbufalito contro di te. Cosa gli avevi combinato? Era nervoso per il risultato? Ma più che quello che gli avevo combinato io è che il signor Costa, Magnifico, Gracis, Zampolini, Silvestre e compagnia li stavano strapazzando in campo e loro ne inventavano di tutti i colori ma non riuscivano a venirne a capo. E poi a un certo punto cercò di fare un po' di casino alla sua maniera, pensando che il giovane esordiente, il giovane allenatore perdesse la testa. Ma io ero un giovane allenatore con praticamente mezza nazionale italiana a disposizione e un paio di americani anche non male, quindi ci provò ma non gli venne molto bene. Gli feci vedere il tabellone, quello che segnava il punteggio, insomma. Esatto. E coach, dopo la Scavolini, 2 anni a Livorno, 2 anni a Varese, dove per beffa del destino perdi una finale proprio contro Pesaro, contro la Scavolini di Scariolo. Dopo vario peregrinare torna a Pesaro, ci avviciniamo un po' alla nostra epoca, nel 98-99 in A2. Una stagione che nonostante un bilancio di 15 vittorie e 8 sconfitte si interruppe a febbraio. Perché? Questo lo scriverò nel mio libro quando smetto di allenare. Non lo vuoi anticipare ai nostri telespettatori? No, se no chi lo compra il libro dopo? È vero anche questo. No, ci furono un po' di cose. Cioè, tu consideri che quello è stato l'anno della A2 più difficile di tutti i tempi, perché c'era Caserta, c'era Reggio Calabria con Ginobili, Caserta con Ancillotto, c'era Trieste, c'era Montecatini allenata da Pilastrini con Dallas Comegis, Barlov, Nicolai, Boni. Era una A2 che probabilmente era alla pari con la 1. 3 promozioni, quindi c'era tutta la possibilità di salire e di fare il nostro percorso. Noi tra l'altro lanciamo anche, visto che hai un giovane lì presente, lanciamo Maggioli in prima squadra, un pesarese in quintetto base, a 18-19 anni. Si fece un lavoro un po' a 360 gradi, quindi di coinvolgimento c'era Malaventura, c'erano anche i giovani di Pesaro, lanciare i ragazzi e tenendo d'occhio ovviamente il fatto che volevamo tornare in A1 immediatamente e centrare una di queste prime 3 piazze. Eravamo imbattuti in casa e stavamo facendo una stagione, come è normale che ci possa essere anche nell'arco della stagione, anche una flessione. Questa flessione ha dato l'opportunità di chiamare Attilio Cai a sostituirmi. E le cose andarono nettamente peggio, un disastro dopo e la società fu costretta a rilevare i diritti, mi pare, di Gorizia, se ricordo bene, per tornare in A1. È un po' una cosa che mi dispiacque perché, come hai detto tu, io sono nato lì dentro 6 anni giocando mini basket, ci ho passato la mia vita, ci ho dato cuore, sangue, passione e ancora oggi, anche l'anno scorso quando sono tornato e ancora adesso sono probabilmente il primo tifoso di questa squadra. E quello lì l'ho sentito un po' come un colpo alla schiena, ecco, una cosa che non ho mai gradito molto. E nel 1990, torniamo un attimo indietro, siedi su una delle panchine dell'All-Star Game qui in Italia. Il tuo vice è un signore che poi ha collezionato, non so se Paul lo sa, 718 panchine nell'NBA. E sto parlando di Mike D'Antoni. Ma sai, io i vice me li sceglievo bene. Esatto. Scariolo e D'Antoni, insomma. 2 volte coach, giusto, nell'All-Star Game. Nello Star Game, quello lì fu il primo o il secondo Star Game che feci come capo allenatore. E quando mi chiesero chi volevo come assistente, scelsi Mike, che era il primo anno come capo allenatore.
avevamo un buonissimo rapporto e poi mi faceva proprio piacere. E tu non immagini quanto i tuoi colleghi, comunque la stampa italiana e anche la federazione intervenne nel dire: ma come, allo Stargame chiamiamo come vice allenatore un americano? Dico, io li ricordai innanzitutto che aveva anche giocato, mi pare, per la nazionale, se ricordo male, ma comunque in effetti è un italiano, era un italiano ed è un personaggio di un'importanza che penso sia inutile perderci tempo. E dovetti un po' impormi, perché non fu molto gradita quella scelta lì, e invece io fui contentissimo di lavorare con lui. Tra l'altro in allenamento, naturalmente, aveva smesso da un anno, per cui in allenamento si è messo i calzoncini e magliette e ha cominciato a giocare con i vari big dello Stargame. Tra l'altro c'ho ancora i due palloni dei due Stargame con le firme di tutti i giocatori. Eccolo, quindi un bellissimo ricordo. E Giancarlo, poi l'anno scorso, diciamo, il sacco 3 qui a Pesaro, che si è concluso con la stagione interrotta appunto dal Covid. Parliamo adesso in conclusione, siamo perché il tempo stringe, e un tuo pronostico sulla stagione della VL, come la vedi? In ottica playoff o dovremo ancora sudarcela per salvarci? Ma, non fare quelle facce. Potevi farmela più facile. Se ci fermiamo a quello accaduto alla storia fino alle Final Eight, super, super stagione, grande fiducia. Coach ha fatto un grande lavoro, ma ha fatto un grande lavoro, uno, nel costruire lui la squadra come la voleva, come gli piaceva e come riteneva fosse funzionale. Due, nel suo lavoro in palestra, che io ho seguito anche addirittura quando allenava a Roma, che è venuto qui a Gradara ad allenarsi per 3-4 giorni. Che ha dato regole precise sia offensive che difensive, è una squadra che gioca molto bene, è un piacere vederla giocare. È chiaro che in un sistema di regole così precise e con giocatori di grandissima esperienza, enorme esperienza, anche i giovani abbiano trovato situazioni molto più semplici, molto più vivibili, e quindi tutto questo ha creato questo gruppo, questa forza del gruppo che è palese, basta vederli giocare e si vede che sono tutti nella stessa direzione. Questo fino alla Coppa Italia. Poi la Coppa Italia c'è stato il Covid del coach, che lasciando partendosene per Zagabria, forse se partiva per Pesaro era meglio, alla vigilia di due partite delicate come quelle con Cremona e Varese, adesso qualche perlessità, o perlomeno non più che perplessità, e qualche timore, perché anche nell'ultima partita con la Virtus comunque si sono riviste le giocate, le situazioni, le regole e il sistema che il coach ha impostato. Poi magari bisogna tornare a fare canestro quando si è aperti, quando si è liberi, ma lì poi ci puoi far poco. Se la giornata è giusta fai canestro e la vinci, se non è la giornata giusta c'è poco da fare. Però la difesa ha funzionato, ha retto, l'attacco è ritornato abbastanza fluido. Ci sono armi tattiche tipo le zone che sta adottando, che sono molto importanti e efficaci. È che siamo davanti a tanti scontri diretti, primo questo qua di Reggio Emilia, quindi sette cambia finali, un po' l'umore, cambia un po', ecco, l'animo nel quale affrontare, con cui affrontare queste partite. Ma il coach Repeja penso che abbia talmente tanta esperienza che saprà caricare la squadra al modo giusto. Esatto. Giancarlo, siamo in conclusione, una raccomandazione per Paul e un saluto ai tifosi biancorossi, telegrafico. Telegrafico, beh, Paul lo sa come la penso. Penso che lui abbia grandissima capacità di lavoro e la tecnica la si può allenare tantissimo. Io con lui persi tempo, impiegai tempo a insegnargli che le sue doti atletiche le deve saper gestire, perché sennò essere bravi tiratori, bravi palleggiatori, passatori, tutto quello che può essere la tecnica, se non riesci ad avere un controllo su questa esuberanza fisica che è meravigliosa, che è eccezionale, poi vai a disperdere la parte tecnica. Adesso in questo anno in America probabilmente magari su questo sarà migliorato tantissimo. Poi? Il saluto a tutti i tifosi pesaresi che ci stanno ascoltando. Siamo in tanti qua che seguiamo
alla televisione le partite, ci siamo rotti le palle. L'importante è che non smettano di vincere, ecco, tornate a vincere, che così almeno la vittoria a noi tifosi da casa ci tiene su di morale. È il miglior viatico. Sì. Giancarlo, ti ringraziamo tantissimo, ci vediamo presto alla Vitifrigo Arena, se Dio vorrà, terminata la pandemia. Vediamo presto, molto volentieri. Grazie mille. Grazie coach. Ciao Paul. Siamo arrivati anche oggi al termine della nostra trasmissione, ricordo il solito appello, siamo in tempo per sottoscrivere la VL Card, che mando in sovraimpressione. Ricordo il nostro numero di WhatsApp per inviarci messaggi, 346-367-3780. Paul, vuoi salutare i telespettatori che hanno potuto seguire, ascoltare la tua storia, le tue promesse e quello che farai? Poi lo vedremo nelle prossime, non puntate, nelle prossime domeniche. Ciao a tutti, è stato un piacere di essere qui e è stato un piacere per me di raccontarvi la mia storia. Grazie Paul, speriamo di riaverti presto. Grazie Paul. Sandro, un saluto ai nostri telespettatori e telespettatrici. Un saluto a tutti e forza VL, ci contiamo e speriamo che sia veramente un anno fantastico. E se volete fare il tampone, la BioLab, siamo disponibili. Metteteli in fila. Provateci, ci riuscirete sicuramente. No, scusa, una domanda, una volta che siamo tutti vaccinati, sì, ti calerà il... Penso di sì. Fila per fare i tamponi. Guarda, dico la verità, dal punto di vista egoistico, avere sempre un lavoro così intenso e può dare dei risultati, però siamo tutti stanchi di questa situazione, vogliamo tornare a vedere le partite, se facciamo qualche tampone in meno sarà lo stesso. Sarà una grande azienda lo stesso. Sì, continueremo a fare analisi lo stesso. Attenzione alle repliche, perché insieme a Canestro, se ve lo siete perso, potrete rivederlo domani alle 11.40 e alle 15.20, sabato alle 16.15 e alle 22, domenica alle 10 e alle 15. Vi ricordo la partita della Victoria Liberta Scarpegna Prosciutto Basket Pesaro, lunedì sera alle 20.30 a Reggio Emilia contro una Hotels Reggio Emilia. Ovviamente adesso l'appello lo faccio a tutte e due, visto che è la prima volta che venite qui, tornate a casa, ma lo potete fare anche in macchina, non mentre guidate ovviamente, clic 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 sulla pagina Facebook di Rossini TV, sul canale YouTube e sul profilo Instagram, mi raccomando Paul e Sandro. La stessa cosa ovviamente è un invito che estendiamo a tutti i nostri telespettatori. Un grande saluto e ci vediamo giovedì prossimo.